Una rimonta clamorosa che consegna dopo 20 anni alla centrosinistra la poltrona di primo cittadino di Castellaneta. E Giambattista Di Pippa è il nuovo sindaco della città di Valentino, sostenuto da Concastellaneta, Attivisti per Castellaneta, PD Di Pippa Sindaco, Europa Verde per la Marina, che ottiene al termine dello scrutinio 4.924 voti, ben 1.400 in più di due settimane fa, con il 52,05%. Di Pippa ha recuperato ben 13 punti al rivale Alfredino Celamare, candidato scelto dall'ex sindaco e presidente della provincia Giovanni Gugliotti, che è sostenuto da Patto per Castellaneta, Fratelli d'Italia, Castellaneta dal Centro, Castellaneta per Bene, Castellaneta Popolare Prima d'Italia, che si ferma al 47,95% con 4.536 voti e oltre 400 in meno rispetto al primo turno. Dura la sconfitta del centrodestra, che però controllerà la maggioranza del Consiglio, la classica anatra zoppa che renderà difficile per Di Pippa la possibilità di governare. L'appello l'ho già lanciato in queste settimane, oggi lo faccio e nei prossimi giorni lo farò come sindaco. Un invito alla collaborazione sui temi, sui programmi, sui contenuti e sulle sfide che attendono la nostra città, e la nostra città è attesa da sfide importanti. Nessuna sorpresa invece a Palagiano, dove Domenico Piollasegna si guadagna la riconferma con il 55,84% e 3.779 voti. Alla guida di Conlasegna, Palagiano in Movimento, Civico 7, Laboratorio Comune. Resta a distanza Pietro Rotolo, sorretto da Centristi per Palagiano, insieme a Palagiano Democratica e Progetto Città, con il 44,16%. Vittoria straordinaria, condivisa con la nostra gente, condivisa con la comunità di Palagiano, che è pronta adesso a dare continuità a questo nostro percorso, e noi siamo pronti, stasera un po' stanchi, ma siamo prontissimi per riprendere il nostro cammino.